Ecco, mente, cuore, mani. È capitato che siamo qui a Pedivigliano, questa bellissima località del Sabuto, in Calabria, perché il caso vuole che sia la prima volta che presentiamo in pubblico questo libro. E il sottotitolo è Come apprendere la scuola della vita con Papa Francesco. E io lo definisco il primo libro attivo che presenta Papa Francesco ai bambini e ai ragazzi. È un libro che all'inizio, insomma, mi ha messo un po' in difficoltà, perché scrivere di Papa Francesco ai più piccoli poteva sembrare un azzardo, una questione complessa, anche così particolare, impegnativa. Allora mi sono lasciato ispirare, sapete da che cosa? Da come Papa Francesco parla lui ai bambini, ai ragazzi. E allora questo dilemma, questa difficoltà si è sciolta, perché Papa Francesco ha un modo di parlare ai bambini davvero straordinario, con la semplicità che è tipica di lui, con quella capacità di arrivare al cuore dei bambini, dei ragazzi, con quella sua abilità di trasformare le parole in stati d'animo e in emozioni. Ecco. Ho cercato di fare così questo libro, raccontare alcuni momenti della vita di Papa Francesco. È una storia piacevole che i bambini leggeranno, penso, immagino, con i propri catechisti, con i propri docenti, sia quelli che insegnano religione, ma anche i docenti italiano, di lettere, di educazione civica, perché è un libro che parla del nostro tempo. Sono trattati 7 temi che Papa Francesco affronta quando lo incontra i bambini e i ragazzi. Quali sono questi temi? Innanzitutto il Papa. Ma chi è il Papa? Che cosa vuol dire la parola Papa? Perché il Papa è una specie di papà per tutti? Che cosa fa il Papa? Si parla anche di famiglia, di infanzia. Perché il Papa si batte a favore dei bambini, dei ragazzi, a favore del fatto che i bambini non debbano essere sfruttati, non debbano essere mandati al lavoro prima che loro possano davvero affrontare lavori pesanti, perché tanti bambini nel mondo sono sfruttati, sono vittime della tratta, sono vittime di ingiustizie, cosa che non meritiamo, perché un bambino deve vivere la sua età, deve vivere la sua infanzia. E poi si parla di famiglia, perché tutti siamo figli. Tutti nasciamo dai nostri genitori, da una mamma, da un papà, e dunque la famiglia è importante per l'educazione, per portare avanti anche la nostra storia di famiglia, perché un cognome è anche importante affinché possa continuare nel tempo, possa continuare nel tempo la nostra storia di genitori, di mamma e di papà. E poi si parla di scuola, l'importanza della scuola, perché la scuola, perché occorre mandare i bambini a scuola, i nostri ragazzi a scuola. Si parla di ambiente, è importante, fondamentale, si parla di sport, di gioco e si parla infine di tecnologia, cioè come usare bene i nostri mezzi tecnologici. Non dobbiamo sprecare tempo e non lo dobbiamo far sprecare i nostri bambini. I nostri bambini fino a una certa età hanno bisogno soprattutto di giocare, hanno bisogno di essere accompagnati, di essere affiancati, di essere amati. E dunque il gioco è il lavoro dei nostri bambini, perché attraverso il gioco si impara il rispetto delle regole, le modalità per vivere con gli altri, si imparano tante bellissime cose. E allora mente, cuore, mani, è il segreto che dice Papa Francesco. Dobbiamo utilizzare bene la mente, la nostra testa, dobbiamo utilizzare bene il nostro cuore, far parlare i sentimenti, mettere i sentimenti al primo posto, gli stati d'animo, quello che proviamo per gli altri, no? Per la nostra mamma, il nostro papà, per i nostri nonni, per i nostri parenti, gli zii, gli amici. E infine le mani, mai dimenticare che le mani esprimono la creatività, la nostra capacità di creare, la nostra capacità di essere esseri umani. E allora vi ringrazio e ringrazio Pedivigliano per avermi accolto in maniera così gioiosa e anche entusiasmante questo libro, che adesso
percorrerà il suo cammino in tutta Italia. Grazie.